Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di approfondimento di Assalto Imperiale, modalità di gioco scontro diretto, proposto ai ragazzi da Ludic Incoming. Abbiamo ripreso la nostra stagione di gioco organizzato. Abbiamo ripreso a giocare, abbiamo ripreso le nostre serate, abbiamo ripreso fortissimi, grazie finalmente all'arrivo sui nostri scaffali della wave di Jabba, la quale finalmente sarà distribuita in lingua italiana e pertanto è legal a livello di gioco organizzato, a livello di tornei, eventi, e pertanto siamo ancora più contenti di poterla testare. Ma continuiamo con i nostri video di approfondimento e riprendiamo da dove eravamo rimasti. Prima di restare ci eravamo salutati con un video di approfondimento relativi alla Wave 5 di Assalto Imperiale, modalità di gioco scontro diretto, e ci eravamo lasciati per l'esattezza con l'espansione Grande Ritorno ad Hoth. Oggi, con questo primo video di approfondimento dopo la pausa estiva, ritorniamo a parlarvi delle varie uscite che col tempo sono susseguite per Assalto Imperiale, introducendovi la Wave 6. Wave 6 che, come la Wave 5, è composta da una serie di blister singoli, all'interno dei quali sono presenti eroi per tutte e tre le fazioni, e ovviamente un blister grande, Azzardo di Bespin. La parola Bespin ci ricorda, per noi amanti della vecchia trilogia, un personaggio fondamentale che sarà oggetto del nostro video di approfondimento di oggi, Lando Carlissian. Per 6 punti abbiamo un personaggio unico, beh, di fatto è un personaggio con nome, leader contrabbandiere. Dotato di bellissimi impulsi, più 2 di precisione di base, impulso per più 2 danni, impulso per nascosto stordito. A partire dalla Wave 6 viene introdotto il concetto di nascosto come nuova condizione che abbiamo visto, come nuova parola chiave, che abbiamo visto nel video di approfondimento dedicato a tutte le condizioni e gli status possibili. Ripetiamolo velocemente. Che cosa fa nascosto? Fin tanto che voi avete il token nascosto sul modello, per essere colpito richiede un più 2 accuracy e ogni qualvolta attacca aggiunge automaticamente un impulso. Tenete presente che nel momento in cui attaccate, spendete, ovviamente siete forzati, un po' come per il concentrato, a spendere il vostro token, il vostro segnalino nascosto, Hide in inglese. Lando Carlissian, con questi tre bellissimi abilità tra passive e impulsi, è dotato anche di altri effetti molto simpatici. Intanto ha 8 salute, che per 6 punti di costo non è malissimo. Velocità 4, difende col nero, attacco a distanza, un verde, un giallo. È pertanto un attacco a distanza che permette una media gettata che con il più 2 arriva intorno al 3-4 facilmente, 5 in maniera più rara, ma soprattutto permette il trigger, ovvero l'attivazione di tanti impulsi. Come se non bastasse, Lando ha 2 abilità passive davvero davvero fantastiche. La prima intraprendente che dice che quando attacca o difende lui può ripetere il tiro di un dado di attacco o di difesa. Che significa? Significa che io attacco col verde e col giallo o difendo col nero, posso ripetere uno qualsiasi di questi tiri. Va bene? Ottima come abilità, i reroll innati sono sempre fortissimi, guardate Luke Skywalker o comunque tutti i modelli che rerollano. La seconda abilità è ancora più interessante, Azzardo dice prima di ripetere il tiro di un dado che noi vogliamo rerollare possiamo cambiarlo con un qualsiasi altro dado dello stesso tipo. Che significa? Per tipo si intende o dadi di attacco o dadi di difesa. Ma qualsiasi altro dado indica che noi possiamo cambiarlo con un qualsiasi altro colore di dado. Difendiamo col nero? Lo vogliamo ripetere? Possiamo scegliere se prendere il dado bianco. Attacchiamo verde e giallo? Vogliamo ripetere il giallo? Vogliamo scegliere un altro dado, ad esempio un blu per aumentare la gettata piuttosto che un rosso per aumentare i danni? Benissimo, lo possiamo fare. Quando ha senso ovviamente fare questo, ha senso quando vogliamo ottenere determinati effetti. Ad esempio, vogliamo ripetere il nero per rerollare con il bianco perché stiamo cercando il dodge, altrimenti il nostro Lando ci muore, lo facciamo perché sappiamo che difendere col nero anche 3 non ci salverebbe. Stessa cosa in attacco, vogliamo essere più incisivi, il giallo per risurge non ci serve, lo sostituiamo con un bel rosso. Perché magari abbiamo fatto già l'impulso del più 2 danni sul dado verde, lo vogliamo sostituire con il rosso che ci aumenta i danni che facciamo, solo se ovviamente siamo sicuri che la gittata rispetti il check della distanza con il bersaglio. Pertanto Lando è un personaggio molto 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 flessibile. Inoltre, badate bene che questa abilità ha
si applica su tutti i tiri di dadi. Quindi, se noi potenzialmente abbiamo effetti che ci fanno ripetere più dadi, possiamo sostituirli entrambi. Non possiamo applicarlo una sola volta. È ovvio che lo applichiamo una sola volta in difesa perché difendiamo con uno, ma se avessimo effetti che ci danno altri dadi, noi possiamo e abbiamo la possibilità di poterli ripetere, potremmo cambiare quanti dadi vogliamo. Immaginiamo questo scenario. Lando è vicino a Luke Skywalker del set base. Lando può ripetere due dadi, pertanto può sostituire in attacco ben due dadi con due dadi di qualsiasi colore lui voglia. È chiaro questo? Non ci confondiamo. Ed è un qualcosa, ed è un'abilità indubbiamente passiva, molto interessante perché ci permette di sfruttarlo davvero, davvero al meglio. L'espansione di Lando si presenta anche con un skirmish upgrade, ovvero un upgrade per lo scontro diretto statico, che è sforzo eroico. Sforzo eroico è una miglioria a scontro diretto a costo zero, che si può usare solamente se l'intera nostra lista è costituita da modelli unici, ovvero da carte schieramento che siano fra di loro uniche. Pertanto, giochiamo solo eroi? Possiamo giocare sforzo eroico. Giochiamo eroi e truppa base? Non possiamo giocare sforzo eroico. Che cosa dice sforzo eroico? Per zero. Ogni qualvolta un nostro modello muore, quindi un nostro eroe unico muore, peschiamo una carta dal mazzo comando e ne mettiamo un'altra dalla nostra mano in fondo al mazzo comando. Pertanto possiamo andare a ciclare quelle che sono le carte per arrivare a ottenere o a pescare un qualcosa che ci possa servire o comunque tornare utile. È una carta molto carina che ha aperto tutti gli archetipi delle monoeroi ribelli, che sono archetipi indubbiamente simpatici e divertenti da giocare, che non sono performantissimi perché comunque potete immaginare che pur forte che sia un eroe non può niente contro uno spam di truppe o comunque contro una superiorità numerica dettata dalle truppe più forti rispetto a un singolo eroe. Però comunque è un archetipo molto interessante, molto caratteristico, è indubbiamente un archetipo molto da BG ed è indubbiamente molto skill intensive e stimolante per il giocatore. Sforzo eroico aggiunge quel quid in più per ottenere una resa maggiore da questo archetipo. Andiamo a vedere ora le carte comando che si presentano all'interno dell'espansione di Lando. Beh, innanzitutto una carta, ovviamente innanzitutto carte che vengono presentate all'interno dell'espansione di Lando sono carte che vadano a, diciamo in un certo senso, focalizzarsi su quelli che sono gli archetipi che escono con Lando, ovvero leader e contrabbandiere, quindi appunto, leader e smuggler, che sono i due temi alla base dell'uscita di Lando Calrissian. E pertanto, come ci aspettiamo, le carte comando in essa contenute andranno tutte a ruotare intorno a questi due archetipi. La prima carta che vi presentiamo è Prezzi del Mercato Nero. Costo 1, da un'azione, usabile solamente da un contrabbandiere, e dice: pesca due carte comando. Punto. Prima parte dell'effetto. Poi dopo scarti una carta comando dalla tua mano e ottieni un numero di punti vittoria pari al costo della carta scartata. Che significa? Significa che peschiamo due, una carta a costo 1, una carta a costo 2, scartiamo la carta a costo 2, prendiamo due punti vittoria. Scartiamo la carta al costo 1, prendiamo un punto vittoria. Questa carta può essere utilizzata pertanto per due fini, o pescare due carte e scartarne una, o pescare due carte e cercare di fare più punti scartando una delle carte nella nostra mano. Pertanto la possiamo vedere o come uno strumento che ci permette di arrivare il più velocemente a 40 punti, o come uno strumento che ci permette di pescare. Perché? Perché indubbiamente dentro la nostra mano avremo carte che in quel turno, in quel momento della partita non serviranno. Che cosa possiamo fare? Possiamo sprecare un'azione di un nostro contrabbandiere, ad esempio uno smuggler dell'Alleanza o lo stesso Lando, e cercare di pescare due carte che possono essere utili, scartandone una di quelle già presenti nella nostra mano e al tempo stesso facendoci anche punti sopra. Immaginate la possibilità di avere appunto delle carte specifiche di un personaggio. Quel personaggio l'abbiamo perso, che cosa ci facciamo con quella carta? Niente.
con prezzi del mercato nero abbiamo la possibilità di scartarla e di ottenerci sopra qualche punto che sicuramente ci può fare comodo, arrotondandoci e avvicinando il nostro punteggio al 40 relativi alla vittoria. Diciamo che è sia un ottimizzatore delle carte presenti nella mano, sia una tipologia di pianificazione, di planning per il tratto contrabbandiere. È una carta che sicuramente è onerosa da trovare all'interno delle nostre 15 carte comando, ma che se usata con astuzia e usata al momento giusto è indubbiamente un tool molto molto versatile e che ha davvero più sconfinati utilizzi. Peschiamo due, ci servono punti, scartiamo la più costosa, oppure abbiamo delle carte zavorra in mano, le scartiamo e facciamo punti sopra, oppure vogliamo ciclare e pescare più velocemente per cercare la nostra combo, peschiamo due, troviamo la combo e scartiamo una carta che non ci serve. È indubbiamente una carta molto molto versatile e che io vi invito a studiare attentamente nelle vostre liste, specialmente se sono liste a tema smuggler. La seconda carta che vorrei presentarvi è la carta di Lando, Barare per vincere. Usabile solamente da Lando Calrissian, costo in punti 1. È una carta molto simpatica perché dice: prima di usare la sua abilità azzardo, ovvero quella che ci permette di scambiare il dado, noi possiamo scegliere il risultato del dado che andremo a rilanciare. Ok? Ad esempio, difendiamo col nero, lo vogliamo sostituire col bianco perché stiamo cercando il dodge, usiamo barare per vincere e poggiamo direttamente in campo il risultato dodge sul dado bianco rerollato. E il dado si considera come ripetuto, ok? Diciamo che questo barare per vincere è sostanzialmente usato su Lando un dodge automatico o un più 5 agità automatico o un più 2 surge automatico o un più 3 danni del rosso automatico. Diciamo che il senso di questa carta è una volta per partita, a meno che non abbiamo la possibilità con lei di ripescarla e di ripoterla riutilizzare, possiamo andare a scegliere il risultato del dado che vogliamo con il reroll di Lando. È una carta che se si gioca Lando è troppo forte per non poterla giocare. Pertanto, qualora voi vogliate giocare il nostro contrabbandiere preferito, in realtà il nostro preferito è Han Solo, specialmente dopo gli spoiler che ci sono stati ieri della nuova espansione Cuore dell'Impero, è indubbiamente il nostro smuggler preferito. Lando si posiziona a un buon secondo posto, che poi vedremo con le uscite in realtà essere un posto ancora più sotto rispetto al secondo, però non vi rovino niente. Non voglio rovinarvi né l'appetito né la sorpresa. Come vi dicevo, Barare per vincere è una carta molto molto valida e personalmente è una carta che io consiglio sempre di giocare se si vuole listare una lista con Lando Calrissian. Altra carta molto interessante presente dentro il pack di Lando è Mano Sfortunata, utilizzabile da qualsiasi miniatura, sempre di qualsiasi miniatura, sempre costo 1. Mano Sfortunata, permettetemi di dirlo, è una staple del formato, ovvero è una carta che è sempre sempre forte da giocare. In qualsiasi mazzo, io personalmente, se riesco a trovarci un punto, ci metto Mano Sfortunata. E non vi nascondo che spesso e volentieri io parto da 14 punti apposta per metterla dentro. Mano Sfortunata è una carta che dice: dopo che un tuo avversario ha ripetuto il tiro di un dado, lo puoi rimuovere. Pensate a tutti gli effetti che fanno ripetere in difesa, che rendono ad esempio immortali C3PO, l'ufficiale imperiale. Tutti gli effetti, ad esempio, tipo degli HK o di tutte le unità che fanno o di Luke Skywalker, che fanno ripetere in attacco o in difesa. Benissimo, me lo ripeti per massimizzare i danni? Me lo ripeti per migliorare la tua difesa? Va bene, toglimelo. È una carta davvero fortissima. E dal momento che il gioco sta lentamente shiftando verso un controllo del dado per ridurre sempre più la varianza, avere un elemento del genere che vi permette di rimuovere la varianza dettata dai reroll è una carta davvero fortissima. Il consiglio spassionato che vi do: giocate con 14 carte più Mano Sfortunata, specialmente nel meta attuale, ma in tutti quanti i metagame è una carta troppo forte per non giocarla. Ultima carta, che è un fillerino presente dentro l'espansione di Lando Calrissian, è Guadagnare Tempo. Usabile a costo 0 da personaggi o leader o spia. Dice: all'inizio di un round giochi questa carta per costringere il vostro avversario a rimettere una carta comando dalla sua mano
in scelta in maniera casuale sulla cima del mazzo comando. Intanto, dal momento che si usa all'inizio del turno, la pescata è avvenuta alla fine del turno precedente, pertanto non c'è il rischio che il nostro avversario possa ripescarla. Di certo c'è diciamo, perché stallo, perché guadagni tempo, perché metti il gioco in stallo. Di fatto tu togli a lui una carta comando che gli potrebbe essere utile, gliela metti in cima alla pila del mazzo comando e così facendo gli togli degli strumenti che lui ripescherà al turno dopo, ok? È una carta carina, costo 0 è giusto, personalmente non mi fa impazzire. Pertanto, se voi volete creare un mazzo comando tutto spia, tutto leader, che vada a controllare completamente la mano del vostro avversario impedendogli di giocare, è indubbiamente una carta carina. Io personalmente di control amo solamente le carte che vanno a annullare gli effetti, quindi comunicazioni disturbate e diniego. Personalmente si potrebbe studiare maggiormente l'archetipo spia e leader per controllare completamente la mano del nostro avversario tra tutte le altre carte che esistono, ma personalmente non mi sento un giocatore così control da voler perdere tempo appresso a questa carta. È una carta carina che lascia spazio a questi archetipi control, ma vi invito personalmente a reputarla prima di inserirla all'interno delle vostre liste. Quest'ultima carta, questa quarta carta comando, conclude l'uscita di Lando, al che ci lascia sostanzialmente alcuni consigli che vi do sull'utilizzo di questo personaggio. Innanzitutto, Lando è un personaggio che può essere molto versatile, ma al tempo stesso è anche molto fragile, pertanto deve essere usato per incisività se solo se affiancato da miniature che lo supportano bene nella sua incisività, quindi che lo focusano o che al tempo stesso gli aumentano i danni dandogli reroll, ad esempio Luke Skywalker, che gli permette di modificare non uno ma ben due dadi. Ha il contro di essere un personaggio fragile, perché 8 ferite che difendono col nero, pur sempre avendo il reroll che gli permette lo scambio di dado, è un qualcosa che non sempre lo rende un personaggio sufficientemente difensivo. Vogliamo lasciarvi con due liste che vi permettono di utilizzare bene questo personaggio e sono anche simpatiche da giocare. La prima l'abbiamo chiamata Smuggler Way, è una lista che ruota tutta intorno al tema Smuggler. 7 attivazioni, Han Solo, Lando, Jyn Odhan, MHD per curare, Gideon Argus, R2-D2, C3PO, poi Alto Comando Ribelle, missione diplomatica, equilibrio della forza e sforzo eroico per aumentare la pescata, aumentare i punti vittoria, aumentare le carte comando e poter pescare di più quando muore un nostro eroe. Si crea quindi uno pseudo bunker in cui tutti quanti beneficiano di bonus a bolla, reroll, eccetera, eccetera. Ed è indubbiamente molto carina perché con MHD possiamo curare i nostri personaggi ed essere più incisivo. Abbiamo un output di danno notevole perché abbiamo tanta gente che focusa e al tempo stesso Han Solo e Lando che sparano molto bene, ma al tempo stesso abbiamo anche un toolkit di resistenza dati dai bunker vari di C3PO e di Han Solo e di MHD che cura. Lista molto carina che sfrutta il tema appunto Smuggler. L'altra lista che vi vogliamo consigliare invece è un po' più classica. L'abbiamo chiamata Heroic Effort, anch'essa ha appunto sforzo eroico come Skirmish Upgrade. Luke Skywalker, Leia Organa, Lando Calrissian, MHD, Gideon, R2-D2, C3PO, Alto Comando Ribelle e Missione Diplomatica. Questa seconda lista, invece di avere il toolkit degli smuggler di Jyn Odhan e di Han Solo, ha sostanzialmente gli elementi della Twin, ovvero Luke Skywalker vecchio, ovvero quello del corset, e Leia Organa, che permettono di beneficiare tutti quanti dell'utilizzo, il maggior utilizzo di carte comando, perché Leia permette di ripescarle, e di Luke Skywalker, che permette di rerollare tutte le unità a bolla. Si crea quindi questo fortino di eroi con MHD che cura C3PO e Gideon che spammano focus in giro e i nostri eroi che vanno in giro ad attaccare.
Come potete vedere, è un archetipo molto carino che sfrutta tutte le varie abilità di Lando in sinergia con il Luke Skywalker del corset e sfrutta anche la carta Sforzo Eroico presente all'interno dell'espansione di Lando Carlissian. Ragazzi, per oggi è tutto, per questo primo video di approfondimento è tutto. Vi diamo appuntamento con i prossimi video in cui continueremo a parlarvi della Wave 6 di Assalto Imperiale e volta per volta percorreremo insieme tutte le uscite fino ad arrivare al passo con le ultime disponibilità di Assalto Imperiale, modalità di gioco scontro diretto. Grazie a tutti per averci seguito e per la passione con la quale continuano a seguire tutti i nostri video di approfondimento e tutto, diciamo, il contenuto che noi del canale della Ludic Incoming vi vogliamo trasmettere. Grazie ancora, buon gioco, ma soprattutto buon divertimento!